Radio Monteforte, oggi giornata dedicata alle piccole e medie imprese qui all'Unifortunato, con la presenza di tanti studenti. Ci racconta un po' questa iniziativa e l'impegno sempre di Confindustria in questi ambiti. Beh, oggi si celebra la 14ª giornata nazionale del PMID, dove le associate di Confindustria aprono le porte delle proprie aziende agli studenti. Noi abbiamo coinvolto oltre 400 studenti che appartengono a 7 istituti di Benevento e anche della provincia, e abbiamo affiancate altre 7 imprese che vanno dalla manifattura, dalla impresa dolciaria, dal mangimificio, dalla meccanica di precisione. Ma abbiamo quest'anno coinvolto anche una società sportiva che è il Benevento Calcio, per far capire che nel mondo dello sport non bisogna necessariamente soltanto sognare a diventare calciatori professionisti, ma c'è un mondo dietro che copre tantissimi ruoli che ognuno di loro, ogni ragazzo potrebbe coprire. Ancora una volta il mondo delle imprese che apre le porte agli studenti. Poi quest'anno un tema particolare, si parla di libertà, intesa come libertà di scegliere il proprio futuro, che è un tema spesso di cui si è discusso in queste zone, dove tante volte parliamo invece di giovani che devono andare via non per scelta. Sì, certamente questo è uno dei temi della libertà. Io credo che il lavoro che hanno fatto i miei colleghi su questa materia e poi a livello nazionale sia da approfondire molto, perché io personalmente credo che la libertà non sia solo scegliere il proprio futuro, sia anche quello di vivere il proprio presente con la libertà, che quando non si vive il presente con la libertà è difficile pensare al futuro con la libertà. I ragazzi sono motivati, so che abbiamo avuto una grossa adesione per queste cose e mi auguro che anche stamattina riusciamo a tenere l'attenzione, ma soprattutto ad avere un risultato. Oltre 400 gli studenti che sono stati coinvolti per questa edizione hanno avuto modo di scoprire anche il calcio da un altro punto di vista, cioè come impresa. Sì, è una cosa che mi ha fatto particolarmente piacere, perché il calcio è come le ombre della caverna di Platone. Uno guarda la domenica la partita e pensa che lì sia cominciato e finito il calcio. Quella è probabilmente la parte dove non c'è più calcio, che diventa competizione. Avere avuto ospiti questi ragazzi che, da quello che mi risulta, poi sono tornati nelle loro famiglie meravigliati di quello che avevano visto, dimostra ancora una volta come la realtà virtuale a volte sembra quella vera e invece è un'altra. Calcio, io lo trasferisco sempre con 23-24 persone che, mutante, corrono appresso a un pallone. Forse è arrivato il momento di dire che è il pallone che corre appresso a quelli con le mutande.